Con queste elezioni l'Italia tocca il suo minimo storico e se vince Giorgia Meloni ci saranno ricadute economiche e sociali terribili, scrive il Guardian, il più importante giornale inglese. Un partito uscito alla ribalta dal nulla, di derivazione post-fascista, che guiderà un paese diviso, dice il Washington Post, uno dei più importanti giornali al mondo. Il blocco navale dei migranti è la testa d'ariete per la vittoria della destra in Italia, titola il The National, il giornale più letto del mondo economico di Dubai, a cui fa eco la più famosa televisione in Medio Oriente, Al Jazeera, che ha dato ampia visibilità alle politiche contro gli stranieri della destra italiana. È così che i giornalisti all'estero vedono le elezioni di questo weekend in Italia. E capisco la grande notiziabilità che incarna la Meloni, ma è possibile che su circa 100 partiti che si candidano alle elezioni nessun altro riesce a raccogliere un minimo di interesse su qualunque altro tema presso la stampa internazionale, al punto che a Letta, capo del Partito Democratico, intervistato dalla CNN, le domande che gli fanno riguardano la stessa Meloni. Giorgia Meloni, of course. What this means?